Benvenuti a Castellammare, giusto che ti salutiamo. Ecco, tu per quanto riguarda la tua esperienza, due promozioni con Monza e con Modena hai assaggiato anche la Serie B, poi adesso è arrivata la chiamata del Tello quest'anno, però ecco, arriva la quest'anno. Il direttore ha già detto che ti inseguiva da diverso tempo, alla fine è riuscito a braccarti. Che cosa ti ha convinto, ecco, a te ad accettare la proposta del direttore, che comunque è un direttore ambizioso, molto giovane, che già sta dimostrando di saper fare solo lui? Sì, innanzitutto inizio ringraziando il direttore, la società, il mister per la fiducia. E sì, già quando era a Pordenone mi aveva contattato, poi dopo per altre cose non si è chiusa, però penso che questa, cioè sono molto contento che comunque ha ancora fiducia in me, e adesso è stata questa chiamata, sono davvero felice, perché comunque non capita tutti i giorni essere chiamato da una squadra che sta andando così bene, e quindi mi ritengo fortunato e cerco di dimostrare tutta la fiducia che mi è stata data. Con le due promozioni puoi dare anche tu, ecco, un'idea di esperienza, come si vince un campionato? Ma sì, cioè, è difficile da dire, però penso che il gruppo è la base di tutto, poi soprattutto anche il mio modo di giocare, che comunque risalta magari con i compagni, e penso che quello sia la base. E qua appena sono arrivato ho visto che c'è molta alchimia tra il gruppo e sono davvero contento di questo. Di Carlo, ben arrivato, grazie. Oltre alle tue caratteristiche, volevo chiederti a chi ti ispiravi come giocatore, cioè se c'è un giocatore che ti ispira, e che cosa ti aspetti qui questa sera? Ma sicuramente di quelli top ho avuto anche la fortuna di allenarmici con Dybala, e sicuramente a livello top mondiale, però come caratteristiche mi piace molto il suo modo di giocare. Allora, benvenuto innanzitutto un'altra volta. Quando sei entrato alla Virtus Entella lo scorso anno, hai dichiarato che eri veramente entusiasta perché la società ti ha fortemente voluto. Qui alla Juve Stabia senti di portare lo stesso entusiasmo per come ti ha voluto il direttore Lovisa e di conseguenza anche tutta la Juve Stabia? Sì, sicuramente cercherò di entrare molto umilmente nel gruppo e di dare tutto me stesso, però ripeto, sono molto contento di essere qua e cercherò di mettere tutto me stesso per la squadra. Ma sicuramente che cercherò di mettere tutto me stesso per partita per partita, soprattutto partendo dagli allenamenti, perché comunque è da lì che parte tutto. E niente, mi levo ad Andrea, che comunque so che è una piazza importante, di supportarci sempre dal primo all'ultimo minuto. Ultima, Mario, ora trequartista sotto punta, esterna destra, esterna sinistra, qual è il tuo ruolo? Ho fatto un po' tutto, però maggiormente il trequarti, sì. Il trequarti ho fatto di più. Grazie a tutti. Grazie.